Colpo di scena nel processo Meo Francesco Cinieri, il pastore 63enne accusato dell'omicidio di Giovanni Meo, il funzionario regionale ucciso a Manduria il 30 luglio del 2008, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza il magistrato che ne aveva chiesto il rinvio a giudizio, il procuratore aggiunto Pietro Argentino e anche il giudice che lo aveva disposto, il GUP Giuseppe Tommasino. Cinieri, che in corte d'assise ha continuato a dichiararsi innocente, chiede insomma alla Procura potentina di indagare sui due magistrati di Taranto. Secondo l'accusa, il pastore, avendo visto decadere le speranze di ottenere un finanziamento regionale da 220.000 euro nel 2008, si sarebbe sentito ingannato da Meo, sua conoscenza. Questo avrebbe scatenato la furia omicida. Decisivo il contenuto di alcune intercettazioni ambientali recuperate durante le indagini della polizia, registrazioni che saranno al centro di una nuova perizia disposta dalla Corte d'Assise. La vedova Meo, intanto, presenta il conto al presunto assassino del marito. La donna, infatti, tramite il suo legale, ha chiesto un risarcimento danni di 5 milioni di euro e una provvisionale di 100.000 euro. Prossima udienza del processo il 29 maggio, che vedrà in aula 7 testimoni.